Allora, il nuovo mondo, barbiere, acconciatore, c'è questa nuova rinascita di un segmento del nostro settore che è quasi sparito per un po' di tempo, no? Perché 50 anni fa, 60 anni fa, anche soprattutto anche fine 1800, inizio di 1900, il barbiere e il mondo dell'acconciatore femminile erano due mondi completamente separati. Poi con inizio degli fine anni 70, inizio anni 80, questa nuova libertà, no, di espressione e questa nuova libertà di unisex, no, il mondo dell'unisex che si è aperto, metrosexual, unisex, di fusione fra due mondi, il mondo del barbiere e il mondo dell'acconciatore si è fuso e si è diventato il mondo della bellezza generale, sia per maschile sia per femminile, per cui unisex. E negli ultimi 5 anni vediamo una rinascita di un segmento che è quasi sparita, che è la rinascita del barbiere, ma il barbiere nel senso veramente classico di una volta, di altri tempi, certo rivisitato per soddisfare l'esigenza della professionista, dell'uomo maschile di oggi, ma comunque molto molto segmentato. Allora, tanti di noi che abbiamo realtà di salone oggi unisex, come possiamo adattare, come possiamo seguire questo flusso? Secondo me non basta più avere due poltrone dove sono una zona dedicata all'uomo. Ormai l'uomo sta diventando viziato con tutto quello che sta avvenendo nel nostro mondo della bellezza, ma dedicato solamente a lui. Per cui se abbiamo una realtà unisex e vogliamo mantenerlo, secondo me dobbiamo creare uno spazio proprio ad hoc per i clienti maschili, con le loro immagini, con i loro prodotti, con la loro comunicazione, tecniche e specialisti all'interno del nostro punto vendita dedicati a loro. Perché adesso con la concorrenza dei saloni di barbiere che ci stanno aprendo apposta solamente per il clientele maschile, toglierà un bel giro di clienti che dei saloni di unisex che sono nati negli anni 80, 90, eccetera, e gli primi 2000, capito? Adesso sentiranno questa mancanza di questo flusso. Ma l'unico modo, secondo me, di mantenere questo flusso e tenere questo flusso, al di là di, ovvio, clienti che sono affezionati, ma clienti nuovi non bastano e dobbiamo sempre avere flussi nuovi e di creare la zona proprio stilisticamente con tutto il marketing, merchandising e specializzazione delle persone dedicate a quel tipologia di sensibilità, a quel tipologia di esigenza, dobbiamo cominciare a veramente rendere conto che il cliente maschile di oggi richiede queste differenziazioni. Sempre di più vuole quello che lui si sente suo come uomo, e la punto vendita una volta unisex deve adeguarsi.